Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come fare le labbra alla coreana, così si dice in italiano, in realtà si chiama Korean Lips, e sono le labbra gradient, quindi che hanno, diciamo, una sfumatura. E rispetto all'ombre classico che avevo già fatto quest'estate, la particolarità è che in realtà le labbra sono scure all'interno e poi vanno sempre più diventano sempre più chiare verso l'esterno. Iniziamo subito a vedere come si fanno queste Korean Lips. La prima cosa che vado a fare con una matita, solitamente le sfumature sono sul rosso, sul rosa, è quella di colorare le labbra all'interno. È importante non andare fino alla fine delle nostre labbra, ma rimanere verso l'interno. Poi vado a mettere un rossetto chiaro. E lo vado a sfumare. Poi riprendo la mia matita rosa. Insisto sempre nella zona interna e poi, volendo, posso andare a prendere una matita più chiara o della cipria. In questo caso prendo una matita bianca e vado a colorare l'esterno. Continuo così e niente, per oggi è tutto. Io sono abbastanza soddisfatta del risultato. Devo dire che magari, ecco, non mi azzarderei, ma magari andrei a fare anche un contorno proprio bianco, oppure non andrei proprio a mettere il rossetto sotto. Sta un po' a gusto personale, sinceramente io le preferisco così che troppo gradient, perché altrimenti veramente andrei in giro con, già sono bianca di carnagione, andrei in giro con le labbra che sembrano pelle e no. E quindi spero di esservi stata utile. Questa tecnica sta anche molto bene sulle ragazze con la pelle olivastra oppure con la pelle nera, ed è fantastico perché appunto più la pelle, la carnagione e la pelle sono scure, più l'effetto gradient è fantastico. Fatemi sapere se l'avete mai provato e come vi siete trovati. Vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!